Oggi parleremo della teoria di DAO e del trend di mercato. Quindi andremo a studiare concretamente quello che è la cosa fondamentalmente più importante, ovvero l'individuazione di un trend. Ok? Per poterlo fare dobbiamo cercare di capire da dove nasce il concetto di analisi tecnica. Quindi, facendo un brevissimo cenno storico, quella che oggi che noi conosciamo come analisi tecnica ebbe origine dalle teorie di DAO a cavallo tra il 1800 e il 1900. Quindi pensate, siamo nel 2020 e stiamo a parlare di cose del 1800. Per quale motivo? Perché questo ci serve per capire l'importanza di determinate teorie e determinati concetti che poi varranno sempre nel tempo. In quegli anni, infatti, DAO e Jones andarono a fondare il primo indice, che sostanzialmente era basato sulle azioni del tempo e oggi conosciamo tutti come Dow Jones. Quali sono i principi fondamentali della teoria di Dow? Che ovviamente in quegli anni si fondavano principalmente su quelli che erano i primi mercati azionari e poi i mercati degli indici. Noi oggi alcuni di questi principi li possiamo tranquillamente rielaborare e portare all'interno di quella che è un'operatività anche in un contesto valutario. Ok? Quindi non solo nel mercato azionario degli indici, ma anche sul mercato valutario. Cercheremo di capire quali sono quelli che potremo adattare. Quindi Dow ci diceva che il mercato sconta tutto, che il mercato è costituito da tre diversi trend, che all'interno di questo trend, che c'è il trend primario, si suddivide in tre fasi. Il trend rimane confermato fino a prova contraria. Gli indici si confermano l'uno con l'altro. I trend devono essere confermati dai volumi. Vediamo il primo punto. Cosa vuol dire il mercato sconta tutto? Significa semplicemente che i prezzi assorbono e rappresentano attraverso il prezzo nel grafico, quindi l'importanza di saper leggere e di capire il prezzo all'interno del grafico, tutte le informazioni. Paradossalmente, tutto quello che è successo noi lo vediamo all'interno del grafico. Spesso addirittura scontano in anticipo tutte quelle notizie rilevanti di carattere macroeconomico, ad eccezione di quelle che riguardano eventi prevedibili. Ne abbiamo un esempio palese degli ultimi tempi, ovvero quello che può riguardare calamità naturali o pandemie. Quindi, legandomi alla pandemia, abbiamo vissuto un periodo storico in cui i mercati in generale hanno avuto dei movimenti talmente importanti che, diciamo, il trader bravo ha saputo fermare la perdita, ha saputo prendere lo stop loss, il trader alle prime armi, senza esperienza, diciamo che non si è trovato pronto a questa situazione così, diciamo, eccezionale. Concludendo questo discorso, vi dico che quante volte è capitato che in attesa di una notizia, quindi la decisione di un tasso di interesse, piuttosto che una notizia inerente ai non farm payroll, quindi le buste paga del settore non agricolo, o qualche altra notizia di somma importanza, il mercato cosa faceva? Scontava prima della notizia, quindi il prezzo nello strumento che guardavamo, scontava la notizia in anticipo, un giorno prima, qualche ora prima, la mattina, oppure addirittura la scontava dopo. Quindi è importante questo primo punto perché ci fa capire come il mercato, comunque vada, rappresenterà all'interno del prezzo tutti quelli che sono gli eventi che gli girano intorno, ok? E che lo possono influenzare. Quindi DAO divideva il trend in tre tipologie. Quali sono queste tre tipologie? Io questo principio lo ritengo uno dei più importanti in assoluto, perché delle volte guardiamo il grafico e non sappiamo dove ci troviamo. DAO 200 anni fa ci diceva che il trend può essere suddiviso nel trend primario, che lui definiva la marea. Attenzione a questi accostamenti. La marea, cioè una potenza, una marea non la puoi fermare, quindi il trend primario è il trend di importanza, è quello che dura da 1 a 3 anni addirittura. Successivamente li guarderemo graficamente, vedremo delle rappresentazioni grafiche.
Il trend secondario, che lui definiva le onde. Il trend minore, i frangenti delle onde. Il trend primario, ovviamente, che è la parte, diciamo, più sostanziosa, la parte più importante di questa suddivisione, la divideva a sua volta in tre fasi: una fase di accumulazione, di partecipazione pubblica e di distribuzione. Che cosa succede nella fase di accumulazione? I traders più astuti, quindi ovviamente facciamo riferimento fondi, banche, eccetera, eccetera, entrano al mercato e quindi è la fase più difficile da individuare per noi che siamo piccoli investitori. Ok? La fase della partecipazione pubblica. In questo caso entrano al mercato i trend followers, cioè coloro che hanno definito, identificato quel trend e quindi cercano di seguirlo. E lo fanno quando la notizia è già di dominio pubblico. È la fase che ha una durata di solito più lunga, in quanto il mercato inizia a prendere forma, quindi inizia a diventare direzionale. La terza fase, quella più delicata, della distribuzione. In questo caso, purtroppo, entrano al mercato la maggior parte dei traders retail. Quante volte abbiamo pensato, sono entrato in buy e proprio in quel momento il mercato mi sta venendo contro? Sì e no, perché seguendo determinate logiche, se io ragiono da traders, quindi da negoziatore, da commerciante, devo cercare di evitare di entrare al massimo, di entrare, diciamo, in buy in un prezzo che già è alto e di entrare in sell in un prezzo che già è basso, ma delle volte ce lo dimentichiamo. Quindi nella fase di distribuzione entrano al mercato la maggior parte dei traders retail, mentre i traders più astuti, quelli della fase di accumulazione, stanno già pensando di liquidare le posizioni, quindi prendere profitto e preparare la prossima operazione in direzione opposta. Attenzione a questi passaggi che sono fondamentali per qualsiasi mercato. Andiamo a tradare. Andiamo a guardare quindi una rappresentazione grafica di quello che abbiamo detto, quindi delle tre fasi del trend primario applicata ad un trend rialzista. Quindi la fase di accumulo, quella di cui parlavamo prima, lì nell'accumulo i traders più astuti iniziano a prendere posizione. Nella fase di trend si comincia a conformare, diciamo, quella che è la direzionalità del mercato e nell'ultima fase, che è stata chiamata panico, panico perché? Perché sostanzialmente in quella fase che voi vedete evidenziata in rosso e in arancione, diciamo, i traders che erano già di posizione posizionati iniziano a prendere il profitto, mentre magari i traders retail iniziano a posizionarsi in direzione rialzista quando invece si inizia a conformare un cambio di trend. Il trend secondario, che lui definisce le onde, ovviamente consiste nella correlazione o ritracciamento rispetto al trend primario e ha una durata da 3 settimane a 3 mesi, e infine il trend minore, che sono i frangenti lui definisce, definiva i frangenti delle onde, è costituito da piccoli movimenti che si possono verificare all'interno del trend secondario in maniera opposta, durata inferiore alle 3 settimane. Andiamolo a vedere graficamente. Come vedete, il canale disegnato in rosso è il trend primario, quindi è la famosa marea. Vedete che è un trend fortissimo, un trend quasi a un grafico mensile. Quindi, diciamo, mettersi contro questo trend o lo faccio in punti minimi per delle correzioni oppure veramente rischio l'osso del collo, come si suol dire. Questo grafico in particolare è l'euro-dollaro che potete anche voi vedere nella vostra piattaforma, è un grafico a candela giornaliera e quindi il trend primario è definito da questo canale in rosso ribassista, il trend secondario definito all'interno del canale blu. E poi le piccole correzioni definito con il trend minore di colore celestino. Guardare un grafico mensile non è un errore. Guardare un grafico settimanale non è un errore, anche se noi vogliamo fare un'operatività intraday, perché il grafico mensile o settimanale ci mette nelle condizioni di capire se noi stiamo operando contro il trend primario, quindi contro la marea, ok? Oppure se stiamo operando a favore di trend. Vi posso assicurare che iniziare a cliccare sul grafico mensile
Significa iniziare ad avere le idee più chiare su quello che stiamo facendo, a prescindere che la nostra operatività sia intraday, multiday, di posizione, di swing e così via. Ok? Quindi risulta molto importante. Pamela, se ci sono domande, fermami perché sennò io vado via come un treno. Ok? Perché non sto seguendo la chat e non riesco a vederla bene, se mi senti. Il trend di mercato. Molto semplicemente, questo è veramente semplice, però mi sono accorto che in molti non la percepiscono questa cosa. Cosa ci diceva Dow? Dow definiva il trend ribassista e rialzista in maniera molto semplice. La teoria afferma semplicemente che un trend è rialzista, quando il mercato definisce nuovi massimi e minimi crescenti e ogni correzione deve essere superiore alla precedente. Quando il trend è rialzista, ovviamente viceversa quando il trend è ribassista, nuovi massimi e nuovi minimi decrescenti ed ogni minimo deve essere più basso rispetto a quello precedente. Semplice, no? Ma le cose semplici sono le cose che funzionano meglio, delle volte ce le dimentichiamo. Quindi un esempio di trend rialzista, semplicissimo, abbiamo una trend line, abbiamo il mercato che disegna nuovi massimi e nuovi minimi crescenti e come vedete ogni correzione è superiore a quella precedente. Viceversa per quanto riguarda un trend ribassista, quindi nuovi massimi e nuovi minimi decrescenti e ogni minimo è più basso rispetto a quello precedente. Fino a qua ci siamo, molto semplice. Come faccio quindi concretamente ad individuare il trend del mercato? Ho due possibilità. Posso utilizzare supporti e resistenze dinamici che sono o le trend line o le medie mobili. Io opto più per le trend line perché mi danno un po' più di discrezionalità e quindi mi permettono di metterci un po' di mio e forse sono anche più precise. Trend line e medie mobili. Per poter disegnare correttamente una trend line, dovrò cercare nel grafico almeno due punti minimi per un trend ribassista o massimi che successivamente, per un trend rialzista ovviamente, verranno confermati con un terzo o quarto punto, minimo massimo, in base a quello che è il trend. In questo modo potrò individuare la tendenza rialzista o ribassista dello strumento in osservazione. Come vedete, io parlo di strumento in osservazione, non sto categorizzando un mercato nello specifico. Quindi parliamo dal valutario all'azionario, senza distinzioni. Questo vale per tutti fondamentalmente. Ok? Sembrano cose banali, ma vi posso assicurare, persone che fanno trading da anni, questi concetti non li hanno presenti. Quindi ci tenevo particolarmente a parlare di questo. Quindi io qui, in questo esempio grafico, sto iniziando a costruirmi una trend line ribassista. Perché? Perché ho individuato il primo punto in alto, il secondo punto che è più basso rispetto al primo e il terzo punto che è in fase di creazione. Ora, se questo punto, il terzo punto che è in fase di creazione, cioè dove il mercato si stava muovendo, dovesse testarmi la trend line e tornare giù, avrò una maggiore conferma della validità di questa trend line. Viceversa, se dovesse rompere e confermarsi al di fuori, questa trend line sarebbe già violata. E successivamente, nelle prossime slide, cercheremo di capire come comportarci in quel caso. Ok? Allora, io vorrei fare un attimino un check delle domande, perché Pamela non mi ha risposto. Se c'era qualche domanda. Se no, proseguo. Ok, andiamo avanti. E allora, Salvatore, come faccio a capire se la mia trend line è affidabile o meno? Questo lo possiamo capire osservando, come ho detto, come ho anticipato nella slide precedente, lo possiamo capire osservando il numero di volte che la trend line verrà testata e quindi di conseguenza rispettata. Maggiore sarà il numero di test, maggiore sarà l'affidabilità della stessa. Andiamola a guardare graficamente. Cosa vuol dire? Questa è una rappresentazione grafica del prezzo dell'oro fatta settimana scorsa, forse. Non mi ricordo se il grafico era 4 ore o daily.
Sicuramente avrete visto, insomma, la situazione attuale dell'oro, no? Un oro che è andato ad aggiornare i 1800, i 1800 dollari per oncia, quindi fondamentalmente è andato ad aggiornare i massimi degli ultimi 9, 10 anni, 8 anni, adesso non ricordo. Allora, andate a guardare quante volte è andato a testare questa trend line rialzista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi questo cosa significa? Che questa già dal terzo e il quarto punto, quindi 1, 2, 3, dal terzo e il quarto punto, già questa trend line la possiamo considerare affidabile. Più volte verrà testata, maggiore sarà l'affidabilità. Ok? Questo invece è l'esempio dello stesso grafico di prima. Quindi è lo stesso identico grafico, con la differenza che questa volta ho utilizzato l'altro metodo di individuazione del trend, ovvero la media mobile. In questo caso ho inserito una moving average a 75 periodi esponenziale ponderata che automaticamente, come vedete, mi va a creare il supporto dinamico, quindi fondamentalmente mi si va ad appoggiare, diciamo, il prezzo proprio sulla media mobile. Ma quello che ho disegnato io con la trend line discrezionalmente, sicuramente mi dà, una percezione migliore di quello che è il trade che io voglio fare, ovvero un trade di tipo trend followers oppure un trade di cambio trend. Ok? Quindi attendere una rottura importante, questo lo vedremo successivamente. Quindi tra la trend line e la media mobile, ma posso utilizzare anche la media mobile per, diciamo, avere un'informazione immediata di quello che sta succedendo, ma successivamente vedete qual è la differenza. Sicuramente la mia trend line mi dà molte più informazioni rispetto alla media mobile in questo senso, ovvero nell'individuazione del trend. Allora, Dow ancora ci diceva che il trend rimane confermato fino a prova contraria. Attenzione a questo passaggio perché è fondamentale. Cosa significa? Significa che la possibile inversione del trend, quindi io posso decidere se lavorare a favore di trend o contro trend. Se voglio lavorare contro, diciamo, all'inversione del trend, in questo caso Dow ci dice che può essere individuata nel momento in cui il mercato in osservazione non riesca più a creare un nuovo massimo più alto rispetto al precedente in caso di trend rialzista, un nuovo minimo, diciamo, più basso in caso di trend ribassista. Sono concetti molto semplici, ma che vengono applicati veramente poco, vi posso assicurare. E allora, da grafico, questo è un esempio molto semplice, abbiamo un grafico lineare. Un esempio molto semplice di una possibile inversione ribassista di un trend rialzista che era in atto. Quindi concettualmente come lo possiamo definire? Che l'assenza di minimi e massimi crescenti potrebbe condizionale, successivamente vedremo come ottenere maggiori conferme, quindi potrebbe condizionale, identificare la fine del trend rialzista. Quindi questo è un primo segnale, è una prima informazione, una rappresentazione grafica di questo tipo. Non è la conferma assoluta al 100%, è un primo segnale. Significa che possibilmente qualcosa sta cambiando. E allora in questo contesto ovviamente si inserisce la rottura della trend line. Cosa comporta la rottura della trend line? Comporta di solito un'inversione del trend o una stabilizzazione del prezzo che potrebbe creare una situazione di trading range. Quindi, tornando all'immagine di prima, qui potrebbe iniziare a partire il prezzo verso il basso in maniera importante oppure potrebbe iniziare a creare una situazione di trading range. Cos'è il trading range? Il trading range è quando il prezzo fondamentalmente inizia a lateralizzare e si muove all'interno di un canale, ok? Senza prendere una direzione.
Quindi continuando con la rottura della trend line, scrivo, ovviamente più è stata persistente la trend line in atto, maggiore potrebbe essere il movimento contrario ad una rottura decisa della stessa. Quindi se noi fondamentalmente prendiamo il grafico di prima dell'oro, quando e se ci sarà prossimamente una rottura della trend line, quindi un'inversione del trend, quell'inversione sarà molto forte. Questo significa sostanzialmente. Maggiori conferme per entrare a mercato le avremo in relazione alle chiusure delle candele al di fuori dell'area di pertinenza della trend line. Quindi almeno due o tre chiusure al di fuori della trend line che avevamo disegnato. Ovviamente diversi fattori discrezionali, attenzione perché la discrezionalità nel trading è fondamentale e poi magari vi dirò anche un mio pensiero alla fine del webinar. Quindi diversi fattori discrezionali interagiscono nella bontà della rottura. Che cos'è il fattore discrezionale in questo caso? Che time frame sto utilizzando? L'ho disegnata bene la trend line, la linea di tendenza? Che volatilità c'è in quel momento nello strumento che sto guardando? Ecco, questi tre fattori influiscono sicuramente e fortemente in maniera discrezionale nella valutazione della rottura, perché se noi prendiamo 10 persone e lo stesso strumento, guardiamo tutte e 10 euro dollaro e in 10 disegniamo 3 trend 10 trend line diverse, perché uno utilizza H1, l'altro utilizza H4, l'altro pensava che il livello, insomma, ci sono tante cose, ok? Sicuramente una valutazione più affidabile può essere fatta con la continua esercitazione ed esperienza fatta sul campo. Non vi è dubbio che, come qualsiasi altro lavoro, maggiore è la conoscenza di quello che si sta facendo, maggiore è l'esperienza che si matura sul campo e migliori, più raffinati saranno i risultati che si otterranno. Ok? Questo è un esempio grafico preso sempre da questi giorni di mercato, senza andare oltre. Se non sbaglio, questo era, non vorrei dire una stupidaggine, o euro yen o GBP USD in H4, qualcosa del genere. Allora, in questo caso, come vedete, abbiamo tre punti massimi, quindi ogni punto è più alto rispetto a quello precedente, quindi siamo riusciti a disegnare questa benedetta linea di tendenza, questa trend line, che nei giorni scorsi è stata prima rotta da quella candela che vedete importante e successivamente il prezzo cosa ha fatto? Ha chiuso e si è confermato al di fuori. Quindi una volta confermatosi al di fuori nella prima candela dopo la rottura, nella terza diciamo che già c'era una possibilità di insomma di una buona percentuale di probabilità che il trend possa iniziare a cambiare. Poi, giustamente, ognuno di noi siamo lo stop loss, usiamo tutti gli strumenti di money management, ma non è questo il webinar in cui parleremo di questo. Quindi una rottura da manuale può essere questa. In un time frame più importantino, H4, D1, weekly, quello che è, e quindi la soluzione a quale problema? A questo problema. Perché chi utilizza diciamo indicatori, oggetti, strumenti per l'individuazione del trend, deve fare i conti con le false rotture. La falsa rottura di una resistenza, la falsa rottura di un supporto, la falsa rottura di una trend line. Ok? Quindi la parte più complicata e discrezionale nella valutazione di un cambio trend, di un'inversione, è riuscire ad individuare le false rotture. Cosa sono le false rotture? Le false rotture sono piccoli e temporanei movimenti dei prezzi che vanno a violare la nostra linea di tendenza, il nostro supporto, la nostra resistenza, per poi rientrare molto velocemente e ci possono trarre in inganno. Sicuramente ci traggono in inganno. Quindi, perché è importante attendere? Perché è importante raccogliere più informazioni possibili e immaginabili prima di agire? Perché è importante? È importante perché maggiori conferme abbiamo,
più tranquilli lavoriamo con il mercato e meno false rotture raccogliamo durante il nostro trading. Ok? Questo è un esempio pratico di quello che potrebbe essere una falsa rottura. Quindi in questo caso abbiamo definito due minimi, scusate, due massimi, due punti massimi, quindi la possibilità di inserire appunto questa trend line, questa linea di tendenza e come vedete, guardate quante volte il falso segnale viene fuori e quindi discrezionalmente risulta molto molto, diciamo non semplice, ecco, non complicato, ma non semplice sotto questo punto di vista. E quindi Salvatore, la soluzione qual è? La soluzione è quella di provare a riconoscere questi falsi segnali. Come faccio a riconoscere questi falsi segnali? Possiamo adottare due metodi molto semplici. A me, come vedete, piace fare le cose difficili in maniera semplice. Quindi, se mi seguirete, vedrete che quello che sembra impossibile diventerà possibile. Con il tempo, ci vuole tempo sicuramente, ma per che cosa non ci vuole tempo? Per tutto quello che facciamo è necessario il tempo. L'importante è che quel tempo viene speso in maniera costruttiva, ok? Che ci rimane qualcosa nelle mani o nella mente. Perché nel momento in cui non ci rimane niente nelle mani o nella mente, forse stiamo sbagliando qualcosa oppure stiamo sbagliando la persona con cui abbiamo a che fare. Torniamo al webinar. Come riconoscere le false rotture? Possiamo adottare due metodi molto semplici. Uno, l'ho detto prima, l'ho anticipato, utilizzare time frame alti di uno, quindi daily, weekly, settimanale, per andare a studiare quelle che sono le chiusure e le aperture del mercato. Se io ho, e faccio un passo indietro, questo grafico giornaliero, ok, e qui il mercato va a rompere la trend line e poi il giorno dopo mi riapre. E quindi mi chiude a un prezzo più basso rispetto al close del giorno precedente. Capite bene che questo comunque ha un valore importante, cioè la riapertura del mercato a un prezzo più, cioè il mercato è chiuso a un prezzo più basso rispetto a quello precedente. Questo è o non è un segnale di possibile cambio di trend? Certo che lo è, ma se io lo stesso grafico, questo grafico lo guardo a 15 minuti. O a 30 minuti, tra 30 minuti parte una candela infinita, il mercato è rientrato in trend e quindi io ho scambiato buoi per pecore. Quindi è importante assolutamente l'utilizzo del time frame. Quindi una candela giornaliera ha un'importanza sotto tantissimi punti di vista. Quindi, primo metodo per riconoscere le false rotture, sicuramente time frame alto. Secondo metodo, e qui adesso vi invito a prestare attenzione, vi spiego perché. Perché fondamentalmente io questa cosa, che adesso vi spiegherò, la facevo già in automatico, la facevo tanti anni fa, l'ho fatta sempre. Poi ho visto che la facevano anche, ne parlavano anche nei libri di trading, e quindi è come se io già l'avessi studiata prima di studiarla, prima di vederla, cioè già la facevo di mio. E che cos'è questa cosa? Costruire pazientemente un insieme di trend line durante le fasi primordiali delle possibili rotture, andando a disegnare degli aggiustamenti delle trend line, creando così un vero e proprio ventaglio. La terza rottura di questo ventaglio potrebbe, dobbiamo sempre utilizzare il condizionale, sempre, potrebbe fornire un'ottima conferma di cambio trend. Salvatore, cosa ci hai detto? Non abbiamo capito niente. Lo ripeto, costruire pazientemente un insieme di trend line durante le fasi primordiali, quindi quando inizia a formarsi il trend, ok? Delle possibili rotture, quindi dei possibili cambi di trend, andando a disegnare degli aggiustamenti. Si crea così un ventaglio. Vediamo che cosa vuol dire graficamente, praticamente. Questo è, sono sicuro, in questo caso, anche se non l'ho scritto, questo è il grafico, quindi questo esercizio lo potete fare tranquillamente anche voi mentre io sto parlando, ok? Se avete la vostra bella MetaTrader 4, l'aprite, aprite GBP USD, grafico e time frame H4,
Sono sicuro di questo perché me lo ricordo bene. Quindi GBP USD, grafico H4. Cosa ho fatto? Iniziando dalla sinistra verso la verso, da sinistra verso destra. Al punto zero, il mercato ha cominciato a provare a cambiare trend. Ok? E quindi mi ha disegnato al punto 1 il primo massimo decrescente rispetto al punto 0. Quindi io ho avuto la possibilità di disegnare la mia prima trend line dal punto 0 al punto 1. Dal punto 0 al punto 1 ho disegnato la mia trend line che, come vedete, successivamente ha subito queste false rotture. Quindi al mercato non ci sono andato. Cosa ho fatto? Ho atteso pazientemente, proprio come era scritto nella descrizione, e ho disegnato la mia seconda trend line, ovvero dal punto 0 al punto 2. Cosa è successo al punto 2, alla trend line numero 2? Come vedete, questa volta la trend line numero 2 è stata rotta. È stata rotta in maniera importante. Quindi non c'è stata una falsa rottura, ma c'è stata una rottura con decisione. Allora a questo punto, avendo il terzo massimo, il punto 3, ho disegnato l'ennesima trend line dal punto 0 al punto 3. A questo punto avevo la prima trend line che ha subito una falsa rottura, la seconda trend line che è stata rotta in maniera decisa, a questo punto avevo la terza trend line. Cosa vi ho detto io poc'anzi? La terza rottura di questo ventaglio che stiamo andando a creare potrebbe fornire un'ottima conferma di cambio trend. Quindi io che cosa ho fatto al punto 3? Sono entrato in buy. Cosa ha fatto il mercato? Quello che fa di solito. È salito, ha ritracciato, è andato a ritestare la numero 3, quindi ha fatto un retest, cioè è andato a ritoccare, a ribattere quel prezzo di rottura e successivamente cosa ha fatto? È partito in maniera importante. Io per seguirmi ancora, diciamo, l'operatività per capire se c'era forza in questo trade, cosa ho fatto? Insomma, questa salita, in questo nuovo massimo che mi ha fatto, perché qua cominciano a crearsi massimi, no? Crescenti. Ho disegnato dallo 0 al punto 4 e qua già l'operazione iniziava a essere in profitto. Poi da 0 a 5, ritracciamento anche qui, rompe con, io già ero al mercato al punto 3 e quindi così sia. Ok? Così sia. Poi ovviamente ci si dà un target di profitto, il target di profitto tranquillamente, poi in relazione a quella, diciamo che il vostro money management, il vostro capitale, insomma tutte queste cose, il target di profitto naturale di questa operazione durante la giornata o massimo 2 o 3 giorni poteva essere tranquillamente il punto numero 6 in quanto corrispondeva, vedete, col punto 1. Quindi sostanzialmente qui si disegnava un doppio massimo. E quindi di fatto il mercato, vedete, ha fatto una correzione importante. Ma tuttavia, che cosa vi voglio trasmettere, cosa vi voglio dire con questo concetto? Non sto scoprendo l'acqua calda, siamo d'accordo, dico, ci stai parlando di trend line oggi, Salvatore, che è il primo argomento in assoluto del trading, sì, ma se ne parlo e cerco di svilupparlo è perché i traders oggi, ancora di più, e me ne accorgo perché ne ho a che fare, si dimenticano il motivo per il quale fanno trading e quindi non sanno né disegnare una trend line, né capire una falsa rottura, né disegnare un ventaglio di trend line. Ok? Io non mi sto inventando niente di nuovo, però quello di cui sto parlando è talmente importante che sarebbe d'obbligo prima di aprire un conto di trading e fare la prima operazione, però purtroppo così non è. Quindi sicuramente cose chiare, limpide, semplici. Una volta che queste cose sono chiare, limpide e semplici, allora si va agli step successivi. Inutile parlare di Ichimoku piuttosto che di altre cose che poi non vi servono a niente. Piuttosto imparate a fare poche cose, concentratevi su pochi strumenti e vedrete che le cose miglioreranno sempre di più. Esperienza personale. Continuiamo con i principi appunto di DAO perché non sono finiti. Ricordiamo che la teoria di DAO nasce sulle azioni e sugli indici, ok? Quindi altri principi importanti riguardano il trend, devono essere confermati dai volumi.
Questo concetto personalmente lo lego all'azione degli indici, perché il volume nel mercato valutario, secondo il mio modesto parere, non è attendibile in quel senso, no? Perché voi sapete che il mercato valutario è il più liquido al mondo, essendo il più liquido al mondo, i volumi sono sempre molto alti e quindi questo, diciamo che ci mette nelle condizioni di falsare un po' i volumi del mercato valutario. Cosa diversa invece per quanto riguarda invece il mercato azionario degli indici, dove i volumi possono aumentare in maniera importante e possono diminuire in maniera importante. Allora Dow ci dice che la maggior parte del tempo i volumi rimangono bassi affinché possa essere identificato il principio di un trend rialzista o ribassista, il movimento dei prezzi deve essere accompagnato da un elevato aumento dei volumi, che darebbe una maggiore conferma sull'inizio del trend secondo la legge di Dow. Ovviamente il mercato di riferimento è in questo caso il mercato azionario. Quindi un aumento dei volumi potrebbe identificare l'inizio del principio di un trend. Come vedete da questa rappresentazione, dove ci sono i picchi di volume, quindi la parte a sinistra viola, la parte a destra viola, il mercato è come se iniziasse a prendere una strada. Vi ripeto, questo concetto io lo lascerei insomma, circoscritto al mercato indici azioni, forse anche materie prime, un mercato che non trado, che non faccio. Ma sul mercato valutario questo concetto secondo me è poco valido, ok? I concetti validi e molto validi per le teorie di Dow riguardano quelli dell'identificazione del trend. Allora, io avrei sostanzialmente concluso questo webinar. Questi sono i miei contatti, quindi email trader@consultant@gmail.com, il sito www.accademiadeltrading.com che adesso lo guarderemo. Ovviamente mi trovate su tutti i social, quindi YouTube, adesso lo guardiamo, Twitter, Instagram, LinkedIn e così via. E tra l'altro da poco è stato anche inserito il numero verde che vedete in sovraimpressione, quindi l'800 852 476. Cosa dirvi? Allora, per quanto riguarda i partecipanti a questo webinar, tornando al sito, se ci sono domande, vediamo se Pamela arriva, perché io non riesco a vedere le domande. Vediamo un attimo se Pamela c'è. Nel frattempo vi faccio vedere il sito. Il sito, quindi qua, vabbè, chi siamo, voi potete andare a vedere tranquillamente la filosofia di quello che è il corso, il percorso, come lo intendo io, nel senso come approccio, come accompagnamento a un tipo di attività che richiede necessariamente questo incontro di intenti. Dicono di noi, in cui potete trovare tutti i feedback per quelle che sono, per quanto riguardano i corsisti, quelli che hanno fatto il corso. Qui troverete i nostri prezzi e qui la possibilità di richiedere un appuntamento tramite chiamata. E poi molto interessante il blog e la possibilità, secondo me molto 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 interessante, ragazzi, di avere due playlist molto importanti. Queste playlist le potete trovare sia sul sito 1 e 2, sono assolutamente gratuite, e sia sul canale YouTube, in cui da una parte trovate le basi del trading, quindi tutta una serie di video molto interessanti, e per chi fosse invece interessato al trading automatico, qui in un paio di video vi viene spiegato come realizzare un expert advisor partendo da zero. E questo magari è un concetto che andremo a vedere nei prossimi webinar con ATFX, prima di parlare di un po' di operatività. Vi
Quindi se vi va vi potete iscrivere a questo canale, insomma attivare la campanellina per rimanere aggiornati. Dopodiché la pagina Facebook dove insomma ci sono sempre degli aggiornamenti molto interessanti e se Pamela mi risponde magari riusciamo a... Vediamo se c'è. Pamela, ci sei? Ci sono. Ciao, cara, ciao, ciao. Allora, non riesco a leggere la chat, quindi se c'è qualche domanda magari ti ringrazio. Non riesce a vedere le No. domande. Fammi vedere. Avete domande, ragazzi? Non ci sono domande, c'è solamente alcuni commenti di audio e anche Maurizio ha detto che mi è piaciuto molto il webinar, sei stato bravo, molto interessante l'argomento. Perfetto, perfetto. Vuol dire che è stato tutto molto chiaro. Mi fa piacere, sono molto contento. Va bene. Possiamo chiudere, Pamela? Certo, sì, avete qualsiasi domanda, o avete bisogno di chiarimento, possiamo chiedere adesso a Salvatore. Altrimenti vogliamo ringraziare a tutti quelli presenti per aver Ok. partecipato di questo webinar. Per Ok, aspettiamo ora qualche... non ci sono domande per ora. Perfetto. Ringrazio a tutti e io vi auguro una buona sera. Grazie a tutti, una buona serata.